Ecco quello che resta della barca a vela di 12 metri che esattamente un mese fa si è incagliato sullo scoglio della Meloria. Rottami, pezzi di vetroresina e acciaio che lentamente e accuratamente vengono recuperati dal fondo del mare. Scheletri di navi alla Meloria non sono certo una novità a chiedere alla flotta pisana, che proprio qui nel 1284 prese una sonora ripassata da quella genovese. Ma c'era il rischio di un danno ambientale dovuto al naufragio del natante, così fin dalle prime ore della mattina sono cominciate le operazioni di ricerca. Operativa Alfa 02 per info, siamo in zona della Meloria. Ricevuto, grazie. La Guardia Costiera di Livorno ha inviato un mezzo di supporto ad un'azienda specializzata, la stessa che ha effettuato il recupero dei resti della Costa Concordia, mentre i sommozzatori in profondità individuavano i resti per poi issarli a bordo e avviarli allo smaltimento. E come vedete alle mie spalle sta procedendo il recupero dei detriti, ciò che resta di quell'imbarcazione che si è arenata e si è andata a scontrare contro lo scoglio della Meloria. La barca è stata praticamente distrutta e tutti i detriti vengono ora recuperati dal fondo del mare. Naufragio sul quale sono ancora in corso le indagini della Capitaneria di Porto. Dopo essere stato salvato, infatti, lo skipper francese di 51 anni disse che Le Chien, questo è il nome della barca proveniente dalla Sardegna, era affondata, ma le indagini sulla dinamica hanno accertato che così non era, peraltro in una zona in cui la navigazione è strettamente vietata. Le secche della Meloria sono infatti un'area marina protetta e l'intervento degli uomini della Guardia Costiera si è reso necessario proprio per evitare un danno ambientale rilevante in una zona di grande pregio naturalistico.